GF VIP 7, Luca Salatino a casa, chi fa il nome del suo e svela chi sono i tre depponi che non vorrà rivedere fuori. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di come vede i vipponi senza di lui in cucina. Diciamo che sono saltati un po' di equilibri a livello culinario. Una persona come me, abituata a cucinare sempre per tante persone, comunque rende sicuramente meno problematico il lavoro in cucina, ecco. Sia il mangiare che il cucinare. Anche fare la spesa. Luca Salatino ha ammesso di sentire la nostalgia della casa, ma di essere contento di essere tornato dalla sua Soraya. Tornare è stato ancora più bello. Stiamo vedendo tutte le cose per fare casa, anche se non credevo che fosse molto impegnativo. Adesso abbiamo preso casa a Como. Stiamo facendo tutti i giri per i mobili, la cucina, il salone. La cucina l'abbiamo organizzata insieme. Il punto forte a cui Soraya teneva ancora di più del resto. La mancanza di Soraya in sé per sé l'ho mostrata a tutti, non mi nascondo dietro un dito. Ho mostrato tutto quello che sono. Un'esperienza che ti mette molto alla prova con te stesso. Non è facile, noi siamo abituati a stare sempre nella nostra comfort zone, tra amici, famiglia, i nostri spazi, la palestra. Trovandoti così, con persone che non conosci. I tuoi spazi, i tuoi tempi saltano, l'organizzazione e tutto quello che è la tua vita si destabilizza un po'. Tutto l'insieme mi ha fatto sentire la necessità di andarmene, dentro di me sentivo di aver dato tutto. Sono sincero. Sentivo poi che importante era più quello che avevo fuori che in quel percorso. Io non pensavo neanche di uscire, solo che certe cose, per quanto puoi immaginarle, solo quando le vivi ti rendi conto delle mancanze. Mi sono reso conto che era il momento di andarmene. Questi mesi ci hanno legato ancora di più. Deve vedere lei innanzitutto se è un'esperienza che vuole fare. Quello che vuole fare lo rispetterò sempre ed è giusto che lei faccia le sue esperienze come io faccio le mie. In un rapporto di coppia è importante il rispetto della volontà del tuo partner. Sto con lei come lei è stata a fianco a me. Qualunque cosa farà la rispetterò. Le persone che mi hanno dato di più sono state Daniele, Antonino, Amauris. Non per forza un percorso deve essere lungo per lasciarti di più. Amauris è una persona che è stata 40 giorni, ma mi ha lasciato tanto come sensazioni. Antonino e Daniele mi sono stati sempre vicino, con loro ho parlato di tutto. Ci sono diverse persone che non vorrei rivedere per differenza di personalità e di modo di vivere. Come Jaele. Per quanto possa essere una brava ragazza, abbiamo proprio due modi di vivere. Due stili completamente diversi. Dana e Nicole, per quello che ho visto, non ritengo necessario incontrarle fuori. Il mio sogno è la cucina, costruire una famiglia piano piano. A livello lavorativo. Quello che avevo prima, ho adesso. Per me queste rimangono esperienze e basta. Sicuramente ti danno maggiore visibilità, sarebbe ipocrita dire il contrario. Ma quello che era il mio sogno lo è ancora. Non mi è cambiato il sogno solo perché ho fatto due esperienze televisive. La televisione non cambia il mio modo di essere, di vivere, di sognare. Il GF secondo me lo vince George, un ragazzo educato, che non si mette in mezzo a cose per farsi vedere.